Mi chiamo Aliu Diop e arrivo da Dakar. Sono in Italia dal 1993, quindi 27 anni e ho 48 anni. La prima cosa che mi ha colpito molto all'inizio quando è appena arrivato era proprio ognuno si chiudeva dentro il suo appartamento, no? E io mi ricordo che ero a casa di mio zio, tenevo sempre la porta aperta e lui mi diceva: perché tieni la porta aperta? E io invece gli dicevo: ma perché devo tenerla chiusa, no? Quindi questa cosa di chiudersi e non avere rapporto, no? Neanche col vicinato, no? Questo mi ha colpito molto all'inizio. Ovvio che quando arrivi, insomma, hai un'idea, no, di come la città, come il paese, così. Quando ero in giro, poi ho visto gente che dormiva fuori, no? Questo mi ha colpito, nel senso che non avrei mai pensato che in Europa ci potessero essere gente che non ha la casa, che dorme fuori, no? Io prima di venire mi dicevano: no, cioè una settimana dopo troverai lavoro. Io sono stato qui anni senza lavoro perché non avevo i documenti, non potevo fare niente, quindi ero irregolare, clandestino, quindi cosa facevo? Andavo in giro a fare dei lavori che non mi piacevano, no? Per cui è un percorso lungo. Let's go!